Salve, sono Alan Friedman. Come sapete, è da tanto tempo che mi occupo di economia, di finanza, in Italia e in Europa. Però, se c'è una cosa che ho imparato in tutti questi anni, è questo. L'economia non è fatta soltanto dai grandi vertici, dal Fondo Monetario Internazionale, dall'alta finanza, no. L'economia è una cosa che viviamo quotidianamente. Cioè, l'economia è fatta soprattutto dalle scelte, dalle decisioni che le persone, le famiglie fanno tutti i giorni. È una delle scelte più importanti che si fanno nella vita è acquistare una casa. Importante, ma anche semplice. Perché? Perché esiste il mutuo. Uno strumento sicuro, funzionale e soprattutto alla portata di tutti. Ma che cos'è esattamente un mutuo? Può sembrare una domanda ovvia, ma non lo è. Molte persone credono che il mutuo sia una cosa complicata o peggio rischiosa. Per alcuni, mutuo vuol dire sacrifici e rinunce. Ma non è così, non è vero. Allora, venite con me e insieme scopriremo il mondo dei mutui. Un mutuo è il prestito di una determinata somma di denaro che una banca concede a un privato che dal canto suo si impegna a restituirla. Come garanzia della restituzione della somma, la banca diventa anche la beneficiaria di una ipoteca sull'appartamento acquistato. Non bisogna restituire l'intera somma in una volta sola, ma un poco alla volta, periodicamente. Sono le famose rate mensili, semestrali o annuali che possono essere distribuite in un periodo medio-lungo che va dai 5 ai 25 anni. Oltre alla somma ricevuta in prestito, occorrerà pagare alla banca una percentuale di interesse sulla stessa, il tasso di interesse, che rappresenta il costo dell'approvvigionamento del denaro unitamente al compenso della banca in cambio del servizio che fornisce. Ciao Andrea. Ciao Alan. Come va? Bene, grazie. Senti Alan, stiamo ricevendo molte mail. Tutti ci chiedono se anche chi non è ricco può permettersi di acquistare una casa. E certo, è proprio questa la grande utilità del mutuo, cioè avere la sicurezza di una casa invece di buttare via i soldi in affitto, avere un investimento conveniente a lungo termine, come dimostra anche uno studio dell'Università Cattolica. Prendiamo una persona che ha comunque un capitale sufficiente a coprire l'eventuale investimento per l'acquisto della casa e può scegliere se stipulare un mutuo finalizzato all'acquisto della casa o utilizzare il risparmio accantonato. Ipotizziamo quindi un mutuo a 10 anni al tasso fisso del 12%, acceso nel 1990 per un importo di 100 milioni. Ora consideriamo due alternative di investimento, un fondo azionario e un titolo di Stato BTP per lo stesso periodo di tempo, 1990-2000. Il fondo azionario, facendo riferimento all'indice Comit, si rivaluta in 10 anni di 368 milioni di lire. Il titolo di Stato BTP, fonte Banca Italia, si rivaluta in 10 anni a 304 milioni di lire. Ma anche l'investimento immobiliare si rivaluta e considerando il rendimento medio elaborato dal Censis di un immobile, i 100 milioni diventerebbero 193. Inoltre, consideriamo la spesa degli interessi sostenuti per il mutuo nei 10 anni, 72 milioni. Se li mettiamo a confronto, vedete che la differenza netta a favore della strategia di contrarre un mutuo è vincente sia nel caso del mutuo confrontato con il fondo azionario e che è stata pari a 102 milioni di lire, sia che lo confrontiamo con il titolo di Stato BTP e qui la differenza è stata di 40 milioni di lire. Acquistare una casa dunque è un investimento molto importante e ricordatevi che deve essere valutato complessivamente, pensando a tutte le possibilità in cui i vostri soldi possono essere impiegati. E infatti in Italia, come spesso accade, c'è molta strada ancora da fare per mettersi al pari con gli altri partner europei. Pensate, l'Italia è al nono posto in Europa per il rapporto tra mutui e prodotto interno lordo, cioè tra mutui e la ricchezza nazionale. Questo è del 9%, ben lontano dal 57% della Germania o dal 63% della Gran Bretagna. Salve ragazzi. Ciao Alan. Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene, Alan. Alan, ci stanno scrivendo molte persone che vogliono sapere se i mutui sono tutti uguali. No, non sono tutti uguali. Cioè, una volta la scelta di un mutuo poteva orientarsi al massimo fra due o tre tipi di finanziamento, ma oggi ci sono tanti istituti di credito, tanti nuovi prodotti, anche quelli personalizzati. La scelta di un mutuo poi dipende anche dalla professione. Un professionista, un dipendente, però state tranquilli perché oggi c'è più o meno un mutuo fatto apposta per tutti. Ma allora Alan, come si fa a scegliere il mutuo più conveniente? È una buona domanda e diciamo è importante sapere due cose. La prima, quanti milioni uno chiede?
Quanti milioni uno è disposto a pagare anche in termini di un rimborso? Ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre. Insomma, l'ammontare delle rate. Il mutuo viene restituito in rate. La somma finanziata si può restituire in un arco di tempo che va dai 5 ai 25 anni. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato, e una quota interessi, relativa appunto a una parte degli interessi dovuti alla banca per il prestito. Le rate possono essere mensili, è il caso più comune, trimestrali, semestrali o annue. La scelta del prodotto dipende anche dalla professione. Chi conta su un reddito da lavoro dipendente, dunque più sicuro e con entrate costanti, potrà orientarsi su un mutuo di tipo tradizionale, dove ogni rata è costituita da una quota di interessi e da una quota che restituisce il capitale finanziato. Invece, il libero professionista, nel pieno di un'attività in crescita, soggetto ad entrate straordinarie e diversificate nei mesi, farà bene a prendere in considerazione un mutuo che preveda restituzioni di capitale personalizzato ed eventualmente tempi di restituzione più brevi. Ma parliamo dei tassi dei rimborsi dei mutui più avanti. Adesso vogliamo capire quanti soldi chiedere alla banca. Per comprare un appartamento bisogna mettere un anticipo come se fossero le fondamenta della vostra futura casa. Questo perché la somma che si potrà richiedere alla banca non potrà mai essere superiore al 75-85% del prezzo di vendita della casa che si intende acquistare o del suo valore. Il tasso di interesse è un altro elemento fondamentale nella scelta del mutuo. Il tasso di interesse è la sommatoria del costo del denaro e anche il costo del servizio fornito dalla banca. Naturalmente, uno che prende un mutuo con una durata più lunga avrà delle rate che sono più piccole, ma alla fine si pagherà un interesse molto più grande. Ma Alan, ci arrivano moltissime email, sai, c'è molta confusione. Quanti tipi di tassi di interesse ci sono? Dipende dal mutuo, perché ci sono dei mutui col tasso fisso, variabile, misto e cap rate. Con il tasso fisso, la rata si mantiene costante nel tempo senza tenere conto delle oscillazioni del mercato, cioè dei rialzi dei tassi, ma anche degli eventuali ribassi. In questo tipo di mutuo, il tasso applicato è mediamente più elevato di 1 o 2 punti rispetto ai prodotti con tasso variabile. È questo il costo per avere la certezza di una rata e di un tasso costante nel tempo. Il mutuo a tasso fisso prevede una rata costante per tutta la durata di vita del mutuo. La quota capitale viene restituita in modo crescente, mentre la quota interessi in modo decrescente. Per un finanziamento ventennale, infatti, il tasso fisso presenta certi rischi. Durante un periodo di 20 anni, tante fluttuazioni economiche, e si può naturalmente avere una situazione in cui un tasso immutabile, che sembra conveniente, non è più. Ma vediamo il tasso variabile. Il tasso variabile è invece legato all'andamento di determinati indici finanziari nazionali o internazionali, detti anche parametri di indicizzazione. Il più diffuso è l'Euribor. Una volta stabilito l'indice da prendere a riferimento, la banca vi applica una maggiorazione, lo spread, a titolo di compenso per il servizio prestato. Il piano d'ammortamento del mutuo a tasso variabile prevede una rata non costante per tutta la durata di vita del mutuo e che viene rivista solitamente a livello trimestrale o semestrale. La componente della quota capitale è restituita in modo crescente, mentre la componente della quota interessi varia in funzione dell'andamento dell'indice di riferimento. I mutui variabili dunque partono con un tasso di interesse iniziale minore rispetto ai mutui fissi, però non consentono di sapere il livello delle rate successive perché quelli dipendono sull'andamento del mercato. Poi ci sono i mutui con il tasso misto. Con il tasso misto, nella fase iniziale del mutuo, si pagherà un tasso fisso che si trasforma poi in variabile dopo un certo numero di anni. Oppure un tasso che sin dall'inizio è già la somma di una parte a tasso fisso e di un tasso variabile. La formula a tasso misto consente di bilanciare la sicurezza del tasso fisso e i vantaggi legati agli inevitabili mutamenti dei tassi di interesse riflessi nel tasso variabile. Infine, per chi non vuol rischiare troppo, pur mantenendo i vantaggi di un tasso variabile, c'è il mutuo cap rate, che stabilisce un tetto massimo oltre il quale il tasso non può andare. Ha una rata variabile che è composta dalla restituzione crescente del capitale e dalla quota interessi che è variabile. La presenza del tetto permette alla rata di non superare il tasso fissato, permettendo a chi la sceglie di sapere che la sua rata, seppur variabile, non supererà mai quel valore.
C'è poi un tipo di mutuo con diverse formule di ammortamento, ossia di restituzione del prestito. Per i lavoratori autonomi, il mutuo più adatto è senz'altro quello flessibile. Vediamo perché. Questa è la formula per chi ha entrate che variano a seconda dei periodi. Insomma, solitamente per chi svolge un'attività da libero professionista. In questo modo, ogni mese verranno restituite solo le rate degli interessi, gestendo invece, con la massima libertà, la restituzione del capitale. In questo modo, un abbattimento sostanziale del capitale ogni volta porterà ad una diminuzione sostanziale della quota interessi. Il calcolo della quota interessi varia in funzione dell'indice di riferimento. E così siamo arrivati alla fine del nostro viaggio nel mondo dei mutui. Ma prima di lasciarvi vorrei offrire un ultimo consiglio, cioè quando cercate un mutuo, mi raccomando, consultate più banche possibile e anche sentite tutte le banche cercando dei preventivi precisi e chiari, perché soltanto così si riuscirà a trovare un mutuo che risponde alle vostre esigenze personali e finanziarie. Avete visto? Comprare la casa dei vostri sogni non è così complicato. È un momento importante ma comune nella vita di tutti. Si può fare. Si può fare grazie a uno strumento efficace, semplice e sicuro, cioè il mutuo.